prima o poi ho detto ad Aldo lo libereranno da me e dagli altri amici che condividono con me il palco stasera e che diciamo abbiamo avuto questa opportunità di discutere anche in passato i libri di Aldo Cazzullo, più che altro per lui ovviamente e per voi, ma per noi è un piacere. E avendo avuto l'occasione di leggere non tutti ma molti dei libri di Aldo Cazzullo in questi anni, devo dire che questo è quello che mi ha colpito di più. Non so se sia il più bello, perché chiaramente non ho io gli strumenti per giudicare quale sia il più bello. Sono tutti libri di grande successo, sono tutti libri molto belli, di cui abbiamo anche parlato insieme. Questo però è quello che mi ha colpito, che mi ha toccato di più e che infatti ho anche divorato, ho letto molto rapidamente. E mi ha colpito più degli altri perché è la storia della mia famiglia. Ed è la storia di tante famiglie italiane. Io credo che ascoltando le pagine che ci ha letto prima Luca, chi di voi magari ha già avuto modo di leggere il libro ne ha una percezione ancora più concreta, è la storia di tante famiglie italiane. Tanti di noi possono immedesimarsi in questo libro, magari non per aver vissuto direttamente quegli anni come nel mio caso, ma per i racconti dei genitori o dei nonni. Ed è la nostra storia, la storia di un paese. Ruota intorno al 1948 essenzialmente, un anno così importante per la nostra storia, quindi prima del boom economico. Proprio giustamente Aldo distingue nel libro, ci tiene a precisare che è un libro sulla ricostruzione, sugli anni immediatamente successivi alla guerra, gli anni più duri, più faticosi, più difficili, prima della ripresa, prima del boom economico, prima forse anche di poter tirare un sospiro di sollievo, alzare un po' la testa. Gli anni veramente più dolorosi, anche perché molte famiglie si piangevano ancora i lutti della guerra, della resistenza. Molte persone portavano ancora sul proprio corpo le tracce, le ferite della guerra e anche di tante malattie che oggi fortunatamente possiamo curare facilmente, possiamo prevenire grazie ai vaccini, e che allora invece erano malattie che potevano lasciare tracce indelebili come la poliomielite. E c'era una povertà vera, una povertà medievale, una povertà che portava sostanzialmente a non avere niente nelle case di molti di noi. Sicuramente nel racconto del Natale del 1948 si sono riconosciuti tanti, e forse non è stato solo il Natale del 48 ma anche del 49, del 50, del 51, per tanti anni probabilmente si è vissuto quel tipo di Natale. Ed è la storia anche della mia famiglia, in modo particolare dei miei nonni paterni, che erano entrambi contadini, mezzadri, perché da noi in Toscana c'era la mezzadria, quindi non erano proprietari né della casa né della terra, ma lavoravano la terra e la casa, diciamo così, del padrone e del proprietario, con cui poi si faceva a metà del raccolto, del bestiame, di quello che si riusciva a produrre. Persone molto semplici, che avevano la quinta elementare, e mio nonno andò in guerra, era del 21, quindi come molti ragazzi della sua generazione andò al fronte, ed è tra quegli italiani che è stato internato nei campi in Germania, che è stato prigioniero in Germania ed è tornato sostanzialmente a piedi o con passaggi di fortuna, finita la guerra, in Italia, e poveri in canna, senza niente, poco più che ventenni, tornato a casa nel 1946, si è sposato, facendo come tanti altri italiani che sono rientrati in Italia una scelta di coraggio e di grande fiducia nel futuro, mettere al mondo dei figli, decidere di costruirsi una famiglia e piano piano, con il lavoro di una vita intera, comprarsi la casa, comprarsi la terra, far studiare i propri figli, avere la possibilità magari avanti con gli anni di permettersi i primi viaggi all'estero, di conoscere il mondo da anziani. Lui che nella vita non ha mai guidato se non il trattore, perché non ha mai avuto la patente, come tanti diciamo del paesino da 1200 abitanti dove vivevamo noi. Che si tratti di contadini, che si tratti di operai o di impiegati pubblici, insegnanti, è la storia di tante famiglie italiane. Si diceva un tempo famiglie umili ma operose, che racchiude bene però quello che era lo spirito con cui le famiglie italiane affrontavano quegli anni, con grande umiltà ma anche con grande operosità. Ci sono in questo libro anche delle lettere molto belle che credo tu abbia ricevuto da alcuni lettori sulla storia delle loro famiglie, dei loro genitori, dei loro nonni, racconti molto semplici che ciascuno di noi penso potrebbe fare. Ed è bello come tutti sottolineino i sacrifici, il fatto che magari
i propri genitori, i propri nonni non saranno ricordati nella storia del paese perché non hanno nomi importanti, non hanno lasciato una traccia così profonda, ma hanno lavorato tanto. Ritorna in tutti i racconti il fatto che non hanno fatto nulla di eccezionale, ma hanno lavorato tanto. Ecco, io credo che sia stato eccezionale invece il lavoro che ciascuno di quelle donne e di quegli uomini ha fatto in quegli anni, per se stesso, per la propria famiglia, ma era un lavoro, una fatica, un sacrificio che era per il paese, perché c'era anche un'idea di comunità, non solo di far crescere, far vivere meglio la propria famiglia, non si era preoccupati solo del proprio destino personale. E c'era un senso probabilmente anche di fiducia nel futuro che derivava ovviamente dalle tragedie appena vissute, ma che torna in tutti i campi, perché nel libro ovviamente si parla di tutto, dallo scenario internazionale alla politica italiana in un anno, magari ne parleremo dopo, di elezioni politiche molto importanti per il nostro paese, ma c'era una passione nel fare qualsiasi cosa perché era una riconquista. Immaginatevi fare una campagna elettorale dopo anni in cui con la dittatura fascista erano stati limitati i diritti politici, non si poteva votare. Pensate alla possibilità di fare una campagna elettorale per le donne che avevano conquistato il voto soltanto 2 anni prima, per la prima volta, e che potevano votare ma anche essere votate. E io devo ringraziare Aldo Cazzullo perché, oltre ad aver dedicato un libro alle donne 2 anni fa, è un giornalista, e non è così diffuso nel nostro paese, particolarmente attento a raccontare anche le storie delle donne protagoniste del nostro paese e del nostro tempo. Spesso abbiamo un racconto che passa solo attraverso le grandi personalità maschili, gli uomini che hanno fatto la storia del nostro paese. Anche questa volta, anche in questo libro, c'è un'attenzione particolare alle donne della ricostruzione, al ruolo che hanno avuto le donne in una fase in cui per la prima volta hanno avuto accesso a delle professioni che prima erano vietate per le donne, precluse alle donne. Banalmente lavorare per la pubblica amministrazione era vietato. Ci abbiamo messo un po' di più ad avere la possibilità, per esempio, di accedere alla magistratura. Donne che acquistavano visibilità, ruolo politico, grazie anche allo straordinario impegno che molte donne, anzi molte, poche donne purtroppo rispetto agli uomini, ma di grande valore, avevano profuso in assemblea costituente. Donne che hanno lavorato molto nelle istituzioni per i diritti degli altri per i diritti delle altre donne, a cominciare dalla Merlin, che viene ricordata in modo particolare nel suo impegno per i diritti delle donne, ma in generale donne che cercano di cambiare anche la cultura in una società che era ancora arcaica, che era ancora molto maschilista, cercando anche di educare diversamente i propri figli. E c'è un racconto in questo libro che passa anche attraverso i personaggi che hanno fatto ovviamente il nostro paese, che hanno ricostruito le fondamenta del nostro paese, da chi lo ha fatto in politica, a chi l'ha fatto nel mondo dell'economia, dell'imprenditoria, al mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport. Ci sono racconti e pagine bellissime sui campioni del ciclismo, sul Grande Torino. Ecco, traspare a tutte queste storie poi di uomini e donne italiani e italiane che sono raccontate nel libro anche un grande senso di solidarietà anche tra coloro che sulla carta erano avversari, sia nel mondo dello sport sia nel mondo della politica. Ed è interessante, poi forse con Marco ne parleremo meglio, almeno per me lo è stato, vedere anche come già nel 48, pur essendoci al momento del bisogno anche una solidarietà umana, soprattutto in occasione di fatti particolarmente gravi, tragici, come l'attentato a Togliatti, ma campagne elettorali durissime. Io mi immaginavo che solo oggi succedesse di avere, diciamo, campagne elettorali verbalmente così accese e anche offese in alcuni casi da parte degli avversari politici, ecco, anche allora forse non giocavano troppo di fioretto, ecco. Però c'è un racconto di una Italia che è solidale perché pensa di aver bisogno di essere comunità per poter affrontare le sfide che aveva davanti, per poter ricostruire un paese, perché passava o dall'impegno di tutti oppure non ci si sarebbe riusciti. E forse è un mondo ovviamente che io conosco soprattutto attraverso le parole dei miei nonni, non l'ho vissuto direttamente e attraverso questo libro trovo conferma anche nelle storie di altre persone.
c'era meno rabbia rispetto ad oggi. Non c'era l'idea che se io non potevo riuscire, allora non doveva riuscire nemmeno l'altro. C'era l'idea di provare a riuscirci tutti, a darci una mano per riuscirci tutti. Ecco perché probabilmente c'era un senso di solidarietà diverso e anche una fiducia in noi stessi, come diceva Aldo, differente rispetto ad oggi. Ogni generazione vive la propria crisi, la propria sfida, la propria guerra. Per fortuna oggi noi non abbiamo una guerra vera e propria, non è paragonabile a quello che hanno affrontato i nostri nonni, che hanno affrontato molti di voi. Oggi la sfida è contro la rassegnazione, probabilmente, nel nostro paese, e lo sentiamo particolarmente in questi giorni. Allora io mi chiedo, siccome siamo figli, nipoti, alcuni ancora protagonisti di quegli anni, e quindi abbiamo avuto quel tipo di modello, di esempio, di insegnamento, dove ci siamo persi rispetto anche ad uno spirito di fiducia, di orgoglio nelle nostre possibilità e anche nella capacità di far fatica, di fare sacrifici? Perché la storia della ricostruzione ci insegna che niente è stato facile, che tutto è stato conquistato con grande fatica e con grande sacrificio e anche con tanto senso del dovere, oltre che di comunità. E a un certo punto probabilmente questo lo abbiamo un po' perso, se penso ai giorni attuali. Aldo Cazzullo nel libro scrive, in un passaggio che io condivido, che oggi se hai un curriculum, se hai un titolo di studio, ovviamente lo fa in modo provocatorio, però nemmeno troppo lontano dalla realtà, diventa quasi un elemento di vergogna, perché vuol dire far parte dell'establishment, vuol dire essere casta semplicemente perché hai studiato. Prima c'era un orgoglio di tutta una famiglia che si sacrificava per far studiare i propri figli e i propri nipoti perché avessero risultati magari migliori e potessero raggiungere quello che non si era raggiunto come prima generazione, diciamo. Io mi ricordo mia nonna, per esempio, che ha fatto la contadina tutta la vita e, pur essendo una donna molto curata, molto bella, molto attenta, era molto semplice, non si è mai messa un filo di rossetto, non si truccava mai lo smalto, però aveva un'unica ossessione: le mani. Proprio perché lavorava tanto ed erano mani, quindi chiaramente che facevano fatica, voleva che le mani invece fossero più belle possibile, che non si vedesse che faceva fatica nei campi. E tutte le volte che io l'aiutavo a fare qualcosa in casa o nell'orto o insomma, vivendo in campagna, capitava ancora, per fortuna, tutte le volte mi dicevo: no, non devi toccare niente, non devi fare niente, perché a te le mani non si devono rovinare. Ho lavorato io, a te le mani non si devono rovinare. Perché c'era l'idea che le generazioni dopo in qualche modo dovessero fare di più, forse. E tanti di noi hanno sentito anche quel senso di responsabilità, di non sprecare un minuto che dedicavamo allo studio, che dedicavamo all'impegno, perché dietro c'erano i sacrifici di tante persone. Ecco perché io credo che dobbiamo riscoprire anche oggi quel senso di fatica, di sacrificio, che vale nello studio ma vale anche nel lavoro. Ed ecco perché io credo che sia sbagliato proporre un modello oggi che si basa invece sull'assistenzialismo e non sulla creazione di opportunità, sulla possibilità di crearsi una propria strada, di crearsi un lavoro. Ecco perché io credo che siano molto belle le parole che sono scritte qua in una lettera, non sono di Aldo Cazzullo ma sono riportate in una lettera di Mario Omodeo, così citiamo giustamente l'autore, che racconta la sua storia, racconta di come, appunto, venendo da una famiglia molto semplice e molto povera, il padre una mattina, quando aveva 11 anni, lo avesse accompagnato da quello che poi sarebbe stato il suo datore di lavoro. Dal giorno dopo doveva cominciare a lavorare sostanzialmente come idraulico, e poi ha continuato questo lavoro per tutta la vita. E ovviamente a un bambino di 11 anni che passa dai giochi, dagli amici, dalla famiglia, a dover lavorare magari 12 ore al giorno, fa paura, in un mondo di grandi, in un mondo di adulti, in un mondo comunque faticoso, nuovo, difficile. E lui ricorda, dice: io ho promesso a me stesso di resistere al dolore e imparare bene e in fretta il lavoro che mi era stato assegnato. Quindi chiaramente non è che lui avesse scelto cosa voleva fare da grande. Il padre gli aveva trovato un lavoro e gli aveva detto: questo sarà il tuo lavoro, nella convinzione che la libertà passava anche attraverso la dignità del lavoro.
Allora, io credo che consentire, e così sono più esplicita, di creare condizioni e opportunità di lavoro anziché un reddito di cittadinanza, significa riconoscere anche la dignità del lavoro e la libertà e l'autonomia che passa dal poter conquistare il proprio salario, rispetto ovviamente ad avere qualcuno che può sempre concedertelo come togliertelo. Questo ovviamente senza trascurare chi ha difficoltà, fragilità, bisogno di essere aiutato in un momento, ma abbiamo bisogno di puntare, come ha fatto questa terra negli anni, sulla capacità anche di rimboccarsi le maniche, fare fatica, investire sul futuro, magari sacrificare parte anche dei soldi che uno avrebbe potuto dedicare ai viaggi, a delle cose personali per la propria famiglia, per investirle nelle aziende, per far crescere le aziende, per creare opportunità di lavoro e riscoprire anche la bellezza e la dignità del lavoro. Non è facile, io non credo che viviamo tempi facili, so benissimo che abbiamo sfide molto complicate. Per fortuna viviamo meglio rispetto al 48, perché non c'è dubbio che viviamo meglio rispetto al 48. Anche lì, diciamo, nel filo rosso dei miei nonni, quando veniva inaugurato un museo sulla cultura contadina, ho fatto uno spettacolo teatrale, magari amatoriale, sulla cultura contadina, i miei nonni dicevano sempre: perché non hanno fatto i contadini, altrimenti non avrebbero tutta quella nostalgia dei tempi in cui la terra è bassa, ci si alza presto, si deve vedere se piove, se gela, quello che succede, perché da quello dipende se riesce a mantenere o meno la famiglia durante l'anno. Quindi tutte le volte dicevano: bene, sono contenta per loro, però perché non l'hanno provato. Quindi è chiaro che io non provo nostalgia di un tempo in cui c'erano sicuramente meno diritti, più povertà, più fatica. Provo nostalgia di questo spirito, di quei tempi che ci viene raccontato, che ha reso grande il nostro paese e per il quale dobbiamo dire grazie a chi ci ha permesso oggi di essere una delle 7 potenze economiche al mondo, di essere in qualche modo un punto di riferimento anche in Europa e quindi al lavoro dei nostri nonni e dei nostri genitori. Ecco, nel libro si dice: nel 48 noi eravamo la Cina, perché crescevamo ovviamente molto più degli altri, eravamo in piena fase di sviluppo. Condivido il fatto che dobbiamo tornare ad essere un paese che progetta il futuro, che in qualche modo è centrale anche rispetto alla possibilità di crescita non solo economica ma anche culturale, e in cui forse siamo un po' meno invidiosi l'uno dell'altro ma facciamo un po' più il tifo l'uno per l'altro, e in generale facciamo tutti il tifo e sosteniamo un paese a cui vogliamo bene, perché nessuno punta ovviamente sulla disfatta del nostro paese, anzi, ma in cui abbiamo anche bisogno un po' accanto ai diritti di ritrovare anche i doveri e il senso di sacrificio, imparando dai nostri nonni. Grazie. Grazie a Maria Elena Boschi, non sapevo che tuo nonno fosse stato un IMI, un internato militare in Germania, e anche la storia della nonna e delle mani è molto bella. Le mie nonne, negli anni 60, quando ero bambino, cucinavano tutto il giorno, perché avevano avuto fame, non volevano che i nipoti avessero fame, avevano l'ossessione del cibo, ti dicevano: mangia con il pane, adesso il pane è la prima cosa che ti tolgono nelle diete, e se non finivi il piatto ti dicevano: ci vorrebbe un po' di guerra. Invece la generazione dei miei genitori aveva l'ossessione dello studio, studia, fatti una posizione. Ecco, la mia generazione, parlo per me, faccio autocritica, noi abbiamo l'ossessione che i nostri figli siano felici o comunque che non debbano soffrire, e forse non li stiamo preparando alle difficoltà che incontreranno. Il 1948 fu un anno straordinario, nasceva lo Stato di Israele, l'India aveva un anno di vita, venne assassinato Gandhi, Einstein scrisse: un giorno stenteremo a credere che un uomo simile abbia camminato su questa terra. E l'India vinse la sua prima medaglia d'oro alle prime Olimpiadi dopo la guerra, Londra 48, nell'hockey su prato, battendo i vecchi padroni inglesi a casa loro. Furono le Olimpiadi di Adolfo Consolini che vinse l'oro nel disco.
e di Ottavio Missoni, che allora non faceva ancora lo stilista, correva i 400 ostacoli, un esule istriano. Nel 48 venne rieletto Truman in America, ma soprattutto è l'anno della grande battaglia tra democristiani e comunisti. Circola una leggenda su quella campagna elettorale, che a ragione Maria Elena fu molto dura, e si racconta che venne decisa dalla Madonna Pellegrina, dai santi che piangevano. Io non credo che sia andata così. Voglio sentire poi dopo la lettura Marco Follini, che ha studiato la DC, ha studiato il 48. Sicuramente la Chiesa gettò il suo peso sulla bilancia e la Chiesa era l'unica istituzione rimasta, era crollata la monarchia, non c'era più il fascismo. Il Papa c'era ancora e contava. Però i nostri nonni non è che fossero così suggestionabili, sapevano benissimo qual era la posta in gioco. Bisognava scegliere se stare con i sovietici o con gli americani. E i nostri nonni, i nostri padri fecero una scelta che oggi noi possiamo considerare giusta, lungimirante, anche se non fu pienamente libera. Chiederci oggi, ma se avessero vinto i comunisti, sarebbero arrivati i carri armati americani? Ha poco senso, i carri armati americani non avevano neanche bisogno di arrivare, c'erano già. In Italia era arrivata la quinta armata e difficilmente gli americani avrebbero consentito che un paese liberato con il loro sangue e i loro dollari fosse finito nell'orbita di Stalin. I due grandi protagonisti sono De Gasperi e Togliatti. Togliatti, ex ministro della giustizia, girava l'Italia su un'auto guidata dall'autista che era stato di Claretta Petacci, l'amante del duce. E tra l'autista e il passeggero c'era un vetro. L'autista dice a Togliatti: io, compagno Palmiro, sono comunista da sempre, in incognito. Pensa quanto ho sofferto in questi anni a portare la Petacci. E adesso finalmente possiamo togliere questo maledetto vetro che ci separa. E Togliatti, gelido, risponde: non ne vedo la ragione. Non era simpaticissimo Togliatti. Quando andava in giro nelle sezioni del PC si faceva precedere da lettere che dicevano: mi raccomando, adesso arriva il segretario generale, poche pacche sulle spalle, non dategli del tu, non prendetevi confidenza. Ma era un uomo di grande cultura. A Mosca, all'hotel Lux, dove era in esilio, un giorno gli entra in stanza un altro comunista, Giancarlo Paietta, e trova Togliatti che si sta stirando la camicia e con l'altra mano regge le odi di D'Annunzio. Paietta si stupisce e Togliatti lo rimprovera e dice: perché ti stupisci? Non hai letto D'Annunzio? Se non l'hai letto per pregiudizio ideologico, hai sbagliato, leggilo. Mentre De Gasperi, quando tornava a casa dal lavoro, si rilassava leggendo le Egloghe di Virgilio in latino e la Anabasi di Senofonte in greco. Adesso si rilassano giocando alla PlayStation, le cose sono cambiate. E oggi un politico piace nonostante non sappia il congiuntivo, piace perché non sa il congiuntivo. E siamo sempre stati un po' ignoranti, ma l'ignoranza una volta era una vergogna, adesso a volte è diventata un vanto, quasi una virtù. De Gasperi era uno che andava al congresso di Parigi a dire ai rappresentanti delle potenze vincitrici: prendendo la parola in quest'aula sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. E concludeva dicendo: vi chiedo di avere fiducia nella Repubblica d'Italia, un popolo lavoratore di 47 milioni di donne e di uomini, è pronto ad associare la sua opera alla vostra per creare un mondo più giusto e più umano. Dopo 20 anni in cui l'Italia aveva parlato al mondo con la voce minacciosa del duce, ecco un leader cattolico che con altri cattolici come Adenauer, come Schumann, antevedeva il sogno di un'Europa unita. E non erano solo parole, De Gasperi era un uomo molto morigerato. Mi ha raccontato Maria Romana De Gasperi, la primogenita, che gli faceva un po' da assistente, che lui la domenica mattina andava a messa e poi andava a comprare le paste per la famiglia. A casa erano in 7, lui, la moglie, la sorella e le 4 figlie, una, Lucia, si fece poi suora, e lui comprava 7 paste, una per ogni membro della famiglia e non una di più. Ed era perseguitato dai questuanti che gli chiedevano soldi. Lui lavorava al Viminale, all'epoca sede della Presidenza del Consiglio. Eravamo talmente poveri che i carabinieri di Guardia De Gasperi erano scalfi e aspettavano che i loro colleghi finissero il giro di ronda per indossare le loro scarpe e fare a loro volta il giro. E De Gasperi, ogni giorno veniva un prete che aveva fondato una comunità per orfani di guerra, che erano molti, a chiedere soldi. E quando De Gasperi vedeva il prete cercava di svicolare, no? Ma un giorno il prete gli si para davanti a braccia spalancate e De Gasperi non può evitarlo. Gli chiede: padre, cosa posso fare per lei? E il padre gli chiede 100.000 lire. E De Gasperi risponde: io non posso disporre del denaro pubblico, ma posso darle il mio stipendio.
tira fuori l'assegno, glielo gira, poi guarda la figlia e chiede, ma adesso chi glielo dice? La mamma, che dobbiamo campare tutto il mese senza stipendi. E questo era Cide De Gasperi, e questo è un brano del libro che adesso affido a Luca, in cui si racconta la campagna elettorale del 48, che ebbe dei momenti drammatici ma anche dei momenti divertenti come questo. Le parrocchie stampano centinaia di santini. Uno è intitolato Il messaggio della regina. Quando il voto tu avrai dato allo scudo che è crociato, sentirai dentro del cuore che non hai commesso errore. Sta sicuro che ad Alcide la Madonna gli sorride, che votar per lui ti dice la potente ausiliatrice. I comunisti rispondono distribuendo santini di San Francesco, vero cristiano e presunto testimonial della rivoluzione. Si canta sull'aria di Fischi al vento. Non è vero che Cristo sia con voi, traditori della libertà. Foste sempre gli aguzzini suoi, ma lui sta col fronte popolar. Le fake news sono già state inventate. Il PC accusa sui volantini De Gasperi, chiamato Von Gasper, di aver gioito per l'impiccagione di Cesare Battisti. Lui ci rimane malissimo. Di Cesare Battisti è stato amico. Sono anche finiti in galera insieme, quando si sono battuti per avere un'università in lingua italiana. I comunisti infieriscono. A Parma, mentre De Gasperi parla in piazza, srotolano una gigantesca foto di Battisti sulla forca, sbeffeggiato dai soldati austriaci. Lui se ne va indignato. Ma quando a Pistoia trova la città tappezzata di manifesti scritti in italiano e in tedesco contro il cancelliere Crucco austriaco servo al soldo dell'America, De Gasperi, che parla il tedesco come l'italiano, tira fuori la stilografica, annota 4 errori di ortografia, 6 di sintassi, 8 di punteggiatura e scrive «Ir side Esel», «Bravi asini». Si fa la gara delle affissioni, la sfida è coprire quelle dei rivali. I palazzi sono tappezzati fino all'ultimo piano, non si trova più un muro libero e quando le bande di attacchini si incontrano finisce a botte. I comizi sono continui e disturbare quegli altrui diventa un passatempo popolare. I comunisti portano strumenti musicali, altoparlanti, cani, mucche. I parroci suonano le campane. Si prendono a sassate i pullman degli avversari come si fa ora tra i tifosi di calcio. Talvolta a interrompere gli oratori del PC arrivano prigionieri appena liberati dalla Russia che raccontano gli orrori del regime sovietico. A Vibo Valentia un frate improvvisa una processione per non lasciar parlare il leader socialista Piero Mancini, che reagisce e chiama i carabinieri. Il giornale cattolico di Cosenza scrive che Mancini, per punizione divina, è stato colpito da un attacco apoplettico. Non è vero. Mancini sta benissimo, eppure la voce si sparge. A Catanzaro un altro giornale scrive che Mancini è rimasto paralizzato. Sui muri di Reggio Calabria i manifesti informano che Mancini ha perso la parola. Il vescovo di Crotone esagera e annuncia dal pulpito che Mancini è morto. Mancini è costretto a percorrere la Calabria per dimostrare di essere vivo e in buona salute. Poi rispondo anche su De Gasperi, però la prendo larga, perché questa sera Aldo ci costringe affettuosamente a ragionare anche un po' sulle nostre famiglie, sulle nostre radici. Io ricordo sempre, ero bambino, qualche anno, 2 o 3 più di Maria Elena e anche di Maria Stella, e mio nonno, anzi i miei nonni, che avevano fatto tutte e 2 le guerre, quella del 15-18 e poi